finalmente, con la solita sofferenza, dopo un primo tempo un po' scialbo, va detto, poi grande ripresa. Sì, allora, parto dal finalmente. Volevo ringraziare la squadra per quello che ha fatto, per quello che ha dato, per questo minimo obiettivo che avevamo il dovere di raggiungere, e credo assolutamente meritato. Poi per quanto riguarda la partita ce la siamo complicati da sola, perché forse il gol fatto subito ci ha illuso un attimino, abbiamo perso un po' gli equilibri, però devo dire che poi abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, soprattutto dopo con i cambi hanno rivitalizzato la squadra, se non abbiamo avuto più fluidità di manovra, quindi sono contento soprattutto per i ragazzi. Questa dimostrazione che possiamo un po' una squadra pazzerella, perché non è la prima volta magari che andiamo sotto, però dopo abbiamo grandi reazioni, segno che stiamo crescendo da questo punto di vista. È chiaro che probabilmente la tensione, il fatto di dover vincere, di non vedere l'ora di raggiungere questo obiettivo, ci ha giocato un brutto scherzo, però siamo venuti fuori bene e quindi sono contento. Ecco mister, non sarà semplice, però c'è un altro piccolo obiettivo che si può raggiungere, che è la qualificazione alla Team Cup. In questo momento la Juve Stabia, a meno di stravolgimenti negli ultimi minuti, è ottava. Io no, ecco, non so com'è la cosa, quello che vi posso assicurare è che per primo io, ma tutti quanti, faremo il massimo per ottenere il massimo in queste due partite. Perché è giusto così, come ha fatto il Messina, come hanno fatto anche adesso, come ha fatto la Luba Castelli. Abbiamo il dovere morale e etico di dare il massimo in queste due partite. E quindi è quello che faremo. Ecco, lei quando è arrivato ha trovato un'infermeria più che una squadra, nel senso che si faticava a mettere in campo 11 giocatori, si andava spesso in trasferta soprattutto con 13 arruolabili e la formazione Beretti in pratica. Trovarsi comunque alla 32esima giornata, salvi quando si ambiva, si sognava comunque ancora i playoff, com'è come bilancio? Ecco. No, voglio dire due cose, il bilancio, poi vorrò fare una conferenza stampa a fine campionato e magari dirò cose che adesso non ho mai detto, perché poi dirò le mie considerazioni. E per quanto riguarda il discorso del campionato, quando ci sono queste situazioni contingenti, non è facile. Abbiamo un esempio di una squadra sulla carta molto più forte della nostra, che ancora deve salvarsi, al di là della penalizzazione, del valore, però quando incappi queste annate non è mai facile. E quindi devo dire bravi ai ragazzi, perché comunque siamo riusciti a ottenere questo risultato importante, seppur minimo come abbiamo detto, e quindi dobbiamo proiettarci bene per queste altre due partite. Ecco, un applauso lo merita anche la società, perché a gennaio ha preso calciatori decisivi, quantomeno in termini di gol, come gli Hoppe e Lisi, ma ovviamente anche gli altri, perché poi i gol sono il frutto della manovra della squadra. Sì, assolutamente sì, ecco, questo poi sarà anche un argomento che poi potremo discutere nella conferenza. È chiaro che la squadra ha cambiato pelle, sono i giocatori che comunque tutti hanno dato il loro contributo. Facciamo i conti alla fine, dai, aspettiamo queste due partite, cerchiamo di ottenere il massimo. Come ho detto prima, abbiamo il dovere etico, morale, di dare il massimo e comunque di cercare di chiudere nel miglior modo possibile quest'annata storta, per tanti versi. E adesso godiamoci il fatto di questa salvezza, del fatto che comunque abbiamo fatto 3 vittorie consecutive in un campionato così, non è mai facile. E adesso pensiamo a Monopoli. Ecco, un po' il Messina e la Luba Castelli Romani possono essere l'esempio per la Juve Stabia nelle ultime due? Sì, quello che ho detto prima. Ed è giusto che sia così. Vista la squadra sotto la curva che ballava, che cantava, ecco, una bella immagine. Sì, una bella immagine. Credo che i ragazzi lo meritavano, i tifosi anche, perché seppur pochi comunque ci hanno sempre sostenuto. E quindi credo che sia il giusto, diciamo, epilogo di questa prima parte. Adesso aspettiamo queste due partite, sperando che magari nell'ultima possiamo chiudere ancora in bellezza. Mister, ma per le prossime partite, ecco, si farà un po' di turnover oppure si scenderà la squadra? Quello che vi posso garantire è che cercherò di metterla la migliore, no, cercherò, metterò la migliore formazione possibile
in relazione a tutte le considerazioni che devo fare da allenatore e da gestore di un gruppo. Commissario, in ambito carattere generale, come la vedi da una possibile riforma del campionato di Lega Pro con squadre riserve da squadre di Serie A? Si fa a sminuire un po' l'importanza di una terza serie? Aspettiamo di vedere quello che succederà. Diciamo che ci sono due chiavi di lettura, una che può essere, diciamo, tra virgolette prestigiosa, perché comunque vai ad affrontare diciamo le seconde squadre delle massime società italiane, e l'altra dal fatto che comunque il fatto che possono essere fuori classifica può un po', come dire, far perdere un po' il filo del discorso. Aspettiamo di vedere come saranno, quando sarà ufficializzata questa riforma e se faranno le valutazioni giuste. Mister, io invece vorrei chiederle un giudizio sull'ultimo posto playout, perché ora finalmente ci siamo tolti questo peso e la Juve sta definitivamente salvo. Come sono i risultati? Perché non li so. Il Monopoli ha vinto al 94esimo, quindi adesso il Catanzaro è cambiato tutto, quindi un giudizio appunto su questo ultimo posto che... Catania cosa ha fatto? Ha vinto, quindi adesso in questo momento c'è il Catanzaro e playout. Cambiato tutto dopo svariate giornate in cui c'era il Monopoli. Questa è la bellezza del campionato. Adesso io non so quali saranno le due giornate finali delle squadre. Sicuramente queste tre squadre. L'Agragas cosa ha fatto? 3-3. Sì. E comunque non credo che sia fuori neanche loro. Non so, anche se ha qualche punto di vantaggio. Io, come sapete, non guardo la classifica, non guardo le altre squadre, sono concentrato su Monopoli. È chiaro che il Monopoli dovrà batterci, cioè, che andiamo a giocarcela, quindi credo che sarà vincente fino alla fine per stabilire diciamo, l'ultimo posto utile, perché credo che ormai il Memphis sia tagliato fuori. Sì, per parlare con il Presidente, aspetta le prossime due giornate o si aspetta una chiamata in questi? No, io sono concentrato solo sul Monopoli. Visto che per certi versi è anche più facile giocare con la Mendes Cumbra. Sempre stiamo vedendo il Chivo che già ha raggiunto la salvezza, si sta divertendo, la stessa Udinese nell'ultima partita. Ma infatti, anche la Lupa Castello è uguale, quando sei con la mentre sgombra riesci a giocare con più serenità. E quindi l'auspicio è comunque che noi finiamo bene queste due partite. Magari ci possiamo dire una soddisfazione su battere il Foggia, che è come la squadra blasonata. Assolutamente sì. Deve essere un obiettivo per noi. Grazie. Grazie a voi.